Buongiorno dalla nostra rassegna stampa. Cominciamo con Repubblica che vedete in questo momento, Lampedusa schiaffo dell'Unione Europea dopo i noti fatti, l'Europa dopo il video shock un orrore, vi togliamo gli aiuti, via i dirigenti del centro di accoglienza. Ho approfondito poi nel corso della giornata di ieri, non c'è misura terapeutica che viene espressa in quel modo per prevenire o per curare la scabbia, questa era la giustificazione. Mi auguro sia davvero solo un comportamento sbagliato dettato dalla ignoranza e non da quello che si può pensare una crudeltà razziale. Legge elettorale, duello Renzi-Alfano, PD diviso sull'articolo 18. Torna ancora questo falso problema dell'articolo 18. Vedremo. Ana, la Moldava arriva a piedi, oggi regina del porta a porta, la storia, la storia. Avanti ancora, all'Italia, l'Italia si sblocca la crisi, il socio arabo verso il sì. Putin, Obama, il gelo olimpico, non ci sarà una delegazione ufficiale degli Stati Uniti d'America, ma Obama ha deciso di mandare l'icona gay, una donna, dichiaratamente omosessuale, in quella terra dove evidentemente sugli omosessuali la pensano in modo diverso. Oh, questa oramai non è più una novità, evade il killer che in realtà non è evaso, non è tornato in carcere perché era in permesso previo. Il direttore del carcere dice per noi era solo un rapinatore, cioè in quel carcere stava scontando la pena per aver rubato e il direttore del carcere ci dice, ha detto pubblicamente in un'intervista, che lui non era in possesso di notizie riferite a questa persona, per cui si comportava bene o quant'altro, ma il regolamento carcerario lo prevedeva e gli assegnava questo permesso premio, questa uscita, no? Dovuta magari per questioni regolamentari, anche per un comportamento giusto interno al carcere. In realtà questo ha ammazzato due prostitute e un gay e gira adesso armato ed è arrivato fino, sembra sia sparito nella zona di Genova. Boldrini, la mia verità sul viaggio per Mandela, ancora questa vicenda, e poi sentite quest'altra. Cioè, io veramente, scusatemi, rido, ma rido sempre in modo amaro. L'assessore assume la segretaria, nel contratto c'è scritto obbligo di sesso, dov'è successo? Nell'assessorato alla cultura della Regione Abruzzo. Dice, lo aveva redatto e sottoscritto l'assessore regionale alla cultura Luigi De Fantis. In quel documento, nero su bianco, il politico del PDL, 53 anni, medico, pretendeva sesso dalla sua segretaria. Magari possiamo riflettere un po' su questo. Andiamo avanti. Il Sole 24 Ore, vediamo che ci dice un po'. Alleggerita la web tax. Allarghiamo un po'. Squinzi vede retta, insufficienti risorse al cuneo, manovra verso la fiducia, il Premier sviluppo senza sfasciare i conti, apertura sull'articolo 18. Web tax più soft, addio, incentivi a chi delocalizza, sono alcune delle novità introdotte da 800 emendamenti, quindi per forza la fiducia, sennò si finisce alle calende greche e non si fa neanche Natale. Pagamenti fino a 30 euro, niente tracciabilità, beh, tra un po' anche il caffè. Senza scelte forti si gela la fiducia, le ipoteche da togliere, le promesse da mantenere. Sono i due editoriali, Federal Reserve, acquisti di bond ridotti di 10 miliardi a partire da gennaio. Europa vicina all'accordo sui salvataggi delle banche, per la verità un accordo poi è arrivato nell'ultima ora. Andiamo avanti, la casa, argomento preziosissimo. Nel 2014 prezzi in discesa fra 3 e 5%, poi ci dicono che si riprende, ma signori miei, se non si tira su lo stipendio delle persone, se non si mette in condizione di vivere coloro che non riescono più e non si abbassa il costo del lavoro, cioè è un vicolo cieco, non ne usciamo più, cioè davvero un tunnel senza uscita.
Ancora vediamo il sole 24 ore. Internamente norme e tributi. Obbligo di POS sopra 30 euro. Soglia minima per i pagamenti deve garantire il servizio. Chi fattura oltre 200.000 euro. Guardiamo un po' l'infografica. L'attuazione, il decreto che regolamenta l'obbligo di POS dal 1 gennaio 2014 per commercianti e professionisti. Oddio, io lo trovo molto giusto, sia chiaro. Il problema è che secondo me 30 è troppo alto, perché ci sono dei bar, ci sono degli esercizi commerciali dove non puoi comprare niente, ora magari sarà introdotto per forza, ma non puoi comprare niente, cioè, lo decide l'esercente, così insomma 30 euro è una cifra alta secondo me, perché comunque per 30 euro un malvivente è disposto ad accoltellarti. Un tossico dipendente che è in crisi d'astinenza è disposto ad accoltellarti o darti una siringata. Per 30 euro si fa questo ed altro. Quindi, cioè non portare soldi in tasca è essenziale. Però il doppio limite. Il testo introduce un doppio limite al nuovo obbligo, intanto riguarderà i pagamenti a favore degli esercenti superiori alla soglia minima a 30 e poi almeno in una fase transitoria in sede prima applicazione fino a 30 giugno 2014. L'obbligo di POS si applica solo per i pagamenti effettuati a favore degli esercenti, per lo svolgimento di attività di vendita di prodotti, prestazioni e servizi, e anche professionali, il cui fatturato dell'anno precedente sia superiore a 200.000 euro. Capite? Sarà eventualmente un successivo decreto da emanare entro altri 90 giorni, individuare modalità e termini differenziali di adeguamento per soggetti esclusi fino al 30 giugno. Vedremo. Sviluppi ancora. Ancora Sole 24 Ore, che come al solito è generosissimo, ci manda tante pagine. La legge di stabilità, così è stato smontato il fondo cuneo. Annunci forti, poi versioni sempre più snelle, discrezionalità, platea allargata e altre priorità. Qui l'infografica. Tra le priorità della notte spuntano Bucce di Lunone e l'orchestra di Verona. Sentiamo un po' questa, va. È divertente, dice, i microinterventi, via libera 2 milioni per la lavorazione delle scorze degli agrumi di Sicilia. Vabbè, evitiamo perché sennò poi magari ci facciamo sangue amaro ed è già così freddo stamattina. Guardiamo se, voi non vedete l'interfaccia, ma io ce l'ho dietro nel back-end. Guardo un attimo cosa ci dice ancora sulla legge di stabilità, che è in esame alla Camera, manovra, fiducia e spese a pioggia. Oggi il maximo emendamento alleggerito la web tax, stop agli incentivi per chi delocalizza. Qui tanta, tanta infografica davvero ben fatta e molto riassuntiva dal cuneo fiscale, gli esodati, pensioni, carta, acquisti, imposta di bollo, web tax. Diciamola un po' questa un attimo. È stata modificata l'altra notte in commissione bilancio, eliminando l'obbligo della partita IVA italiana per le operazioni di commercio elettronico e confermandolo per gli acquisti di spazi pubblicitari online e per il diritto d'autore. Mi pare assolutamente giusto. Che era un po' una giungla, era un po' una sorta di corte dei miracoli. Libero dice primo sì alle nozze gay. Qui c'è un autoscatto, vedete fra chi? Fra Renzi e Beppe Grillo, blitz di PD e Grillini in Senato, corsia preferenziale per le leggi che introducono i matrimoni omo. E la strana maggioranza spiazza il nuovo centrodestra NCD. Renzi ha un'idea per il lavoro, la CGIL la fosserà, dice Belpietro. Diamo un po' un'occhiata a quel che dice il direttore. Matteo Renzi ha un'idea per rilanciare il mercato del lavoro, secondo indiscrezioni di stampa. La trovata consisterebbe in un contratto per i neoassunti che prevede il tempo indeterminato, ma non l'articolo 18. La proposta era già stata anticipata qualche giorno fa durante una puntata di Porta a Porta dal guru economico del nuovo segretario del Partito Democratico, il deputato Yoram Gudjell. Ma a quanto pare ora è diventata il cardine del patto per il lavoro che il PD presenterà entro un mese. Al progetto starebbe lavorando l'intero cerchio magico del sindaco di Firenze, oltre al Gudjedel, scusate, non so pronunciarlo bene, l'economista Filippo Taddei, il giovane responsabile per il lavoro Marianna Madia e vabbè, poi avanti gli altri.
Scusi segretario, perché Google può eludere il fisco? A proposito di web tax, dice Mario Giordano. Bravo Mario. Il capolavoro della giustizia, un serial killer in libertà, mamma mia, mamma mia. Davvero, quelle persone che ce l'avranno vicino devono temere, non sanno cosa rischiano. Per Lampedusa si vergognino l'Europa e la nostra sinistra, vabbè, quindi, insomma, ovviamente. C'è sempre da strumentalizzare. Messaggero nazionale, legge sul voto Renzi accelera. Il leader PD sonda Movimento 5 Stelle, avverte Alfano, la riforma non si fa, maggioranza altolà di Letta, caos manovra, oltre 800 emendamenti verso la fiducia, unione bancaria, accordo UE vicino. C'è il Festival di Sanremo, da Ronna a Giusy Ferreri, ecco i big di Sanremo, ma insomma molte novità, anche un modo totalmente diverso di affrontare il Festival della Canzone, che speriamo non sia noioso come chi lo condurrà. Schiaffo a Putin, Obama invia l'icona gay. Serial killer evade permesso premio, scandalo a Genova. Lampedusa rimossi i dirigenti del centro alle minacce dell'Unione Europea. Avanti ancora con i giornali nazionali, dovrei avere da qualche parte se non sono andati perduti, sì, purtroppo non ce l'ho stamattina, non so come mai, dovevo avere eh no, ce l'ho, scusatemi, sto cercando l'avvenire. Allora andiamo sui locali. Urla il terremoto, evacuate le scuole. Scossa di 3,9 nell'Eugubino, grande paura, studenti fuori dalle classi. Voglio due ergastoli. La fidanzata Giulia, chiedo giustizia per il mio Ale. Parliamo del processo Polizzi, il giovane ucciso, ricorderete, nell'aprile scorso in via Ettore Ricci dal 25 al 26. Rivoluzione negli istituti, ecco cosa cambia, sia il piano dell'istruzione. Sesso con me o ti faccio saltare in aria, nonno denunciato. Anziana malmenata dalla badante, aveva bisogno di soldi. Il raccordo trappola mortale, schianto sulla Perugia Bettoli, assicuratore perde la vita. Banditi rapinano il ristorante, loro dormono, i ladri svuotano casa. Babbo Natale al Chianelli. Poi i giovani raccontano 30 anni di oratorio. Il caso di Prepo stoppa le critiche per l'esproprio del campo di calcio. Avanti ancora. Oh, non ho dato conto della nazione nazionale. Eccola qua. Forconi, il grande flop, poche migliaia di manifestanti a Roma. Il brigadiere eroe di Palazzo Chigi, tornerei subito a difendere le istituzioni. Nostra intervista a Gian Grande. E poi eccolo, attenti, può uccidere il killer, la fuga dopo un incredibile permesso premio. Guardate, un po' schizzato, eh? Obama sfida Putin alle Olimpiadi, l'icona gay. Lavoro, amore e un po' di fortuna. Le letterine degli italiani a Babbo Natale. È morto l'uomo del colpo del secolo, così Big salì sul treno della storia, divenne un mito. Se si diventa miti così. Corriere dell'Umbria, botte e spari, rapina al ristorante a Terni. Poi la protesta approda nel cuore di Perugia. Avanti ancora, tanti slogan, pochi forconi. A scuola di Corriere a Terni, scusate, ho illuminato tutto, perde il controllo dell'auto e muore. Avanti ancora con il giornale dell'Umbria, alluvione, ecco, le 104 imprese risarcite, sisma Gubbio, decine di scosse, evacuate le scuole. Con la Jacopo, perché vogliamo entrare nella popolare di Spoleto, la Fondazione Carisp. Perugia, l'auto si ribalta, muore assicuratore. Esami medici ai parenti, 80 alla sbarra. PD parla Leonelli, pronto a candidarmi alla segreteria regionale se si cambia davvero. È un renziano. Andiamo a vedere se ho ancora altri giornali da offrirvi. Di sicuro sì, c'è il Messaggero locale. Furti shock 15.000 in 10 mesi. Scuola piano varato gli scontenti al TAR. Giulia testa alta davanti ai menenti. Il freddo arriva a fine anno. Poi vediamo se abbiamo la spalla. Partite sospette. La Procura federale chiede le carte. Schianto nella notte, muore assicuratore. Vediamo se ne abbiamo ancora da darvene conto. Sì, volevo presentarvi rapidamente il ritorno in edicola di Umbria 7 giorni, grosso sforzo di Gigi Piccolo, l'editore. San Francesco, spesi tanti soldi e lasciato in agonia. Foligno sotto assedio della droga, allarme stupefacenti sintetici. Gubbio, la città merita maggiore considerazione. Poi
Terni, città al bivio tra declino definitivo e possibilità di ripresa, cinesi comprano tutto, lavorano in nero e sono in tanti. Ci lasciamo con Umbria 7 giorni, diretta come sempre da Bruno Brunori. Qui facciamo tanti tanti auguri. E auguri a tutti quanti voi, naturalmente. Buona giornata.